Dopo la morte di Giulio Cesare, una delle ultime grandi battaglie delle guerre civili romane fu quella tra Ottaviano e Sesto Pompeo. Quest'ultimo, uno dei figli di Pompeo Magno, comandava una flotta navale nel Mediterraneo quando Ottaviano si scontrò con lui. Nel video di oggi parleremo proprio di questo. Dopo il duro scontro con Bruto nella battaglia di Filippi, era giunto il momento di dividere il territorio conquistato. Questo portò a un nuovo accordo tra i membri del secondo triumvirato sulla destinazione del territorio. Lepido, che era l'anello più debole di questo sodalizio, se la cavò bene perché riuscì ad assumere il controllo di gran parte del territorio della Repubblica in Africa. Marco Antonio scelse di andare a est, in Egitto, dove unì le forze con la regina Cleopatra, che era stata innamorata di Giulio Cesare, e diede alla luce Cesarione. Gestì anche i regni e gli amici di Roma nel Mediterraneo orientale. La Gallia e la regione dell'Ispania furono lasciate nelle mani di Ottaviano. Non ebbe molto tempo per godersi qualcosa, perché bisognava affrontare un grosso problema. I veterani che avevano lavorato per Bruto si erano uniti in gran numero al secondo triumvirato. Questo era sia un bene che un male, perché queste persone avrebbero potuto facilmente unire le forze con un nemico politico di Ottaviano se non fossero state placate. Erano anche molto esigenti e chiedevano cose preziose come le terre. Allo stesso tempo, Ottaviano doveva capire dove collocare sul suolo italiano le decine di migliaia di eroi della guerra macedone che i triumviri avevano promesso di risparmiare. Ma non c'erano più terreni di proprietà del governo da dare ai suoi soldati come case. Ottaviano dovette scegliere tra rendere scontenti molti cittadini romani, togliendo loro la terra, o rendere scontenti molti soldati romani, il che avrebbe potuto portare a problemi nella Repubblica. Ottaviano optò per la prima scelta, fondando nuove città vicino a circa 18 città romane, costringendo intere popolazioni a lasciare le loro case. Ma, come previsto, il popolo non fu subito d'accordo con queste misure. C'era molta rabbia nei confronti di Ottaviano per come erano state trattate le sue forze. Questo fece sì che molti volessero sostenere Lucio Antonio, fratello di Marco Antonio, e appoggiato dalla maggioranza del Senato. Mentre un altro nemico cominciava a farsi vivo, i giochi di potere a Roma andavano avanti a tutta velocità. Ottaviano chiese il divorzio alla moglie Claudia. Questo rappresentava un altro problema, poiché era la figlia di Fulvia, la prima moglie di Marco Antonio. Quando Ottaviano si stancò della giovane donna, rimandò Claudia dalla madre, sostenendo che non erano mai stati sposati. Fulvia scelse di agire. Con una mossa estremamente pericolosa, insieme a Lucio Antonio, mise insieme un esercito in Italia per combattere contro Ottaviano. I due comandavano 8 legioni, una forza piuttosto considerevole. Avanzarono e all'inizio vinsero anche alcune battaglie. Ma Lucio e Fulvia dimenticarono un aspetto importante. I triumviri dovevano ancora pagare le paghe dell'esercito romano e non potevano permettersi costi così proibitivi. Per questo motivo la fiducia delle loro truppe era bassa e gli uomini non combattevano mai al meglio delle loro capacità. Gli uomini di Ottaviano circondarono Lucio e i suoi amici vicino a Perusia. Poi, all'inizio del 40 a.C., dopo un duro inverno durante il quale le truppe non erano più in grado di combattere adeguatamente ed erano a corto di cibo, Ottaviano li costrinse ad arrendersi. Ma Lucio e i suoi uomini si salvarono perché erano parenti di Marco Antonio, l'uomo più potente e rispettato del mondo in quel momento. Alla fine, però, le cose non andarono bene per i congiurati e Fulvia fu mandata in una città greca. Ottaviano fu crudele anche con i molti amici di Lucio, mentre il giovane decise di vendicarsi. Il 15 marzo, anniversario della morte di Giulio Cesare, uccise 300 senatori e cavalieri romani che avevano aiutato Lucio. Anche Perusia fu bruciata per inviare un messaggio ad altri luoghi. Questo evento sanguinoso danneggiò l'immagine di Ottaviano e fu criticato da diversi scrittori romani. Ma questo non preoccupò molto Ottaviano. Egli riteneva che a volte dovesse mostrare quanto fosse forte e crudele, altrimenti il suo potere sarebbe stato minacciato. Con il passare del tempo, le cose si calmarono un po', ma presto tornarono alla normalità.
Questa volta fu grazie a un uomo di nome Pompeo, che sia Ottaviano sia il padre adottivo conoscevano bene. Non Pompeo il Grande, però, dopo la battaglia di Farsalo, era stato ucciso in Egitto. Ma fu suo figlio Sesto Pompeo a farlo davvero. Pur ricoprendo importanti incarichi, si trasformò in un generale ribelle dopo che Giulio Cesare ebbe sconfitto suo padre. Dopo essere diventato immensamente potente, fece un accordo con il secondo triumvirato per trasferirsi in Sicilia e Sardegna nel 39 a.C. Ma ora era lui la gallina dalle uova d'oro, così sia Marco Antonio che Ottaviano vollero unire le forze con lui. Nel 40 a.C. Ottaviano sposò Scribonia, sorella del suocero di Pompeo. Questo gli fornì un alleato a breve termine. Poco più di un anno dopo il matrimonio, dalla nuova moglie, nacque l'unica figlia naturale di Ottaviano, Giulia. Ironia della sorte, partorì Giulia lo stesso giorno in cui la lasciò per sposare Livia Drusilla. In Egitto, Antonio iniziò ad avere una relazione con Cleopatra, dalla quale ebbe due gemelli. Pur essendo felice, era preoccupato. Sapeva che la sua relazione con Ottaviano non poteva durare per sempre e che a un certo punto sarebbe peggiorata, così scelse di fare qualcosa per impedire che ciò accadesse. Antonio lasciò Cleopatra e si recò in Italia nel 40 a.C. con un grande esercito per combattere Ottaviano. Lì mise subito sotto assedio Brundisium. Ma questo scontro non andò molto lontano perché sia Ottaviano che Antonio non riuscirono a gestire il nuovo conflitto. I loro centurioni, che erano diventati importanti attori politici, non volevano combattere per una causa cesarea. Mentre Antonio stava andando a trovare la moglie Fulvia, questa si ammalò improvvisamente e morì. La morte di Fulvia e la ribellione dei suoi centurioni permisero ai due triumviri superstiti di andare d'accordo, almeno nel breve periodo. Raggiunta la pace nell'autunno del 40 a.C., i due uomini più potenti del mondo firmarono il Trattato di Brundisium, che doveva rendere il secondo triumviro ancora più forte. Lepido sarebbe rimasto in Africa, Antonio in Oriente e Ottaviano in Occidente. La penisola italiana fu lasciata aperta in modo che chiunque potesse trovarvi forze, il che non aiutò molto Antonio. Inoltre, alla fine del 40 a.C., Ottaviano organizzò un matrimonio tra sua sorella Ottavia e il suo peggior nemico per rafforzare la sua collaborazione con Antonio. La pace era stata fatta ancora una volta. Come sempre, sarebbe finita poco dopo. Quando il potere di Sesto Pompeo crebbe, egli scelse di minacciare Ottaviano impedendo l'invio di grano attraverso il Mediterraneo verso la penisola italiana. Questo era il piano di Pompeo per causare una carestia generale nelle aree in cui Ottaviano era al comando. È importante notare che aveva buone ragioni per essere abbastanza sicuro di sé da affrontare Ottaviano. A quel punto aveva messo insieme un forte esercito e una grande flotta di barche. Molti degli schiavi e degli amici del padre, così come ciò che era rimasto degli Optimates, si unirono alla sua causa, nella speranza di salvare la Repubblica Romana, che stava rapidamente diventando un regno autocratico. Molti degli schiavi che si unirono a Sesto provenivano dalle città del Patriziato. In breve, non era un rivale qualsiasi. Ottaviano scelse di parlare perché aveva molti problemi da risolvere. Nel 39 a.C. fu stipulato il patto di Miseno. Pose fine al divieto di commercio imposto da Pompeo e in cambio gli fu dato il controllo di Sardegna, Corsica, Sicilia e Peloponneso. Ma non sarebbe stato così a lungo. Dopo un breve periodo, l'accordo tra il triumvirato e Sesto Pompeo sulle terre cominciò a crollare. Il 17 gennaio 38 a.C. Ottaviano divorzia da Scribonia e sposa Livia. Uno dei capi della marina di Pompeo gli si rivoltò contro e cedette la Corsica e la Sardegna a Ottaviano, peggiorando ulteriormente i loro rapporti. Ma Ottaviano sapeva di dover chiedere aiuto. Si rese conto che le sue truppe non avevano abbastanza mezzi per combattere Pompeo da sole, quindi fece un accordo che fece durare il secondo triumvirato per altri 5 anni, dal 37 a.C. Iniziò anche a prepararsi per la guerra imminente, dicendo al suo amico Marco Agrippa di organizzare i piani. Poi Agrippa tagliò parte della via Ercolana e scavò un tunnel per collegare il lago Lucrino al mare. Questo per trasformarlo in un porto chiamato
Portus Iulius. Nel nuovo porto si insegnava alle navi a combattere in mare. C'era una nuova flotta composta da 20.000 rematori e schiavi liberati. Le nuove navi furono rese più grandi in modo da poter trasportare più squadre di fanteria marina che venivano addestrate contemporaneamente. Anche Marco Antonio scelse di aiutare in quel momento, ma era chiaro che non era per gentilezza. Voleva ottenere il sostegno per la sua guerra contro l'impero partico, per vendicarsi della sconfitta subita da Roma a Carrae nel 53 a.C. Poi a Tarentum fu fatto un altro accordo. Antonio diede a Ottaviano 120 navi da usare contro Pompeo e Ottaviano avrebbe dovuto inviare 20.000 soldati contro la Parzia, che sarebbero stati usati da Antonio. Ma Ottaviano inviò solo un decimo di quanto aveva detto che avrebbe fatto, cosa che Antonio considerò un insulto. Nonostante i problemi e le differenze, i due erano pronti a combattere. Così, nel luglio del 36 a.C., due flotte lasciarono l'Italia e l'altro triumviro, Lepido, inviò una terza flotta dall'Africa per attaccare la base di Pompeo in Sicilia. Agrippa, amico di Ottaviano, incontrò le forze di Pompeo a Naulocus. Entrambe le flotte avevano 300 navi con artiglieria, ma quelle di Agrippa erano più grandi e più forti. Erano armate con l'Arpax, un gancio romano a forma di catapulta che poteva afferrare una nave nemica e poi accostarla per l'abbordaggio, e con il Corvus, una specie di ponte con una punta di metallo che poteva essere gettato sul ponte di una nave nemica. Legando insieme le due navi, i romani potevano usarle come basi per i combattimenti. Quando iniziò la battaglia, Agrippa bloccò le navi più maneggevoli di Sesto. Dopo un lungo e sanguinoso scontro, Agrippa riuscì a battere il suo nemico. Tre delle sue navi andarono perse, ma 28 di quelle di Sesto Pompeo furono affondate. 17 fuggirono e le altre furono bruciate o prese. Fu una vittoria per Ottaviano, ma non compensò il fatto che, nello stesso mese, perse un combattimento vicino a Taormina e fu gravemente ferito. Lepido, invece, fece sbarcare la maggior parte del suo esercito e poi distrusse il cuore della Sicilia. Nel 36 a.C., Sesto fuggì da essa e si recò a Mileto. Nel 35 a.C., Marco Tizio, alleato di Marco Antonio, lo catturò e lo uccise senza contraddittorio. Questo era contro la legge, perché era un cittadino romano che aveva diritto a un processo. Avevano vinto, ma, come al solito, questo non li fermò dal giocare per il potere. La crescente sfiducia dei triumviri si aggravò non appena la ribellione pompeiana si concluse definitivamente. Questo fu chiaro quando Ottaviano si recò all'accampamento di Lepido e gli uomini presenti lo lodarono come figlio di Cesare. Lepido fece poi qualcosa di rischioso, spingendo il suo amico fuori dall'accampamento. Questo accadde perché Lepido e Ottaviano accettarono la resa delle truppe di Pompeo, credendo di poter rivendicare la Sicilia per sé. Non funzionò. Gran parte dell'esercito di Lepido passò dalla parte di Ottaviano perché stanco della guerra e perché il figlio del giovane Cesare aveva promesso loro del denaro. Ottaviano accusò un debole Lepido di aver preso il potere in Sicilia e di aver cercato di scatenare una rivolta. Questo gli diede la base necessaria per sbarazzarsi definitivamente di Lepido, cosa che voleva fare da tempo. Lepido fu umiliato e non aveva alcuna possibilità di vincere. Si arrese e perse la sua posizione nel triumvirato. Ma gli fu permesso di mantenere il titolo di Pontifex Maximus, che sovrintendeva a tutti i sacerdoti. Il suo tempo sotto gli occhi di tutti era finito e si trasferì in una casa a Capo Circeo, in Italia. In seguito, Ottaviano si occupò dell'Occidente e Antonio dell'Oriente. Con l'aiuto del primo, il popolo di Roma riuscì ad avere pace e sicurezza nella sua parte di regno, mantenendo i diritti di proprietà. Inoltre, per evitare i problemi sorti dopo aver sconfitto Bruto, sistemò le truppe che aveva congedato fuori dall'Italia. Allo stesso tempo, Ottaviano rimandò 30.000 schiavi ai loro vecchi proprietari romani. Questi schiavi erano fuggiti per unirsi all'esercito e alla marina di Pompeo, e questo fu un altro modo in cui dimostrò di essere forte e risoluto. Dopo un'altra vittoria, Ottaviano si sentiva forte e sicuro di sé, ma chiese comunque al Senato la protezione dalla corte, o Sacrosanctitas,
per sé, la moglie e la sorella. Questo per assicurarsi che lui, Livia e Ottavia fossero al sicuro quando sarebbe tornato a Roma. Ma qualcosa di più importante stava per accadere. Dopo molti anni in cui erano stati costretti a lavorare insieme, cosa scomoda e difficile da capire, Ottaviano e Marco Antonio stavano per rompere in uno scontro che avrebbe cambiato il corso della Repubblica Romana e dell'intero mondo occidentale. Se questo video vi è piaciuto, non dimenticate di mettere un mi piace e di iscrivervi al canale. Ci vediamo nel prossimo video!